Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere dalla mia postazione, oggi sarà un video Lego. Più precisamente, oggi andrò a costruire un impianto di sci funzionante e motorizzato fatto interamente di Lego. Vi spiego come ho strutturato il progetto e poi partiamo subito con la speed build. In pratica due delle quattro basi verranno occupate da questi due bellissimi set Lego, per la precisione il 60203 e il 60222, e negli altri due basi Lego costruirò una pista da sci fatta interamente di Lego con un meccanismo di risalita motorizzato, in maniera tale che i nostri sciatori versione minifigure Lego come questo possono risalire e scendere continuamente col meccanismo di risalita. Mamma mia, non vedo l'ora di farvi vedere il meccanismo completo. Prima di partire con la speed build, vi ringrazio tantissimo di cuore per guardare questo video. Se volete supportare e aiutare a crescere questo piccolo canale, lasciate un like, iscrivetevi al canale, è completamente gratuito, e se avete altri vostri amici Lego, condividete questo video, sicuramente apprezzeranno. Detto questo, non perdiamo altro tempo e procediamo con l'unboxing e la speed build. 3, 2, 1, via! Base completata. Tra l'altro gira benissimo, guardate che figata! E ora proseguiamo con la parte superiore. Mi piace da impazzire, e tra l'altro anche il cannone sparaneve, guardate, che può ruotare sul proprio asse, ma non è tutto, perché azionando questa ruota qui potete sparare letteralmente dal cannone dei fiocchi neve Lego sulla pista. Loro sono stati scelti come bersaglio per il cannone. Adesso li mettiamo in posizione e poi andiamo a testare la potenza dello sparaneve. Mamma mia che potenza, al primo colpo li ho ribaltati entrambi, riproviamo. Mi è intrippato di brutto, ci starei delle ore a giocarci. Mamma mia, sono diventato il killer dello spazzaneve. E ora, dopo aver finito il gatto delle nevi, partiamo con la costruzione del 60203. Guardate, ci sono addirittura 6 libretti di istruzioni e tantissimi adesivi. Spero solo di riuscirli ad attaccare correttamente. E ora partiamo subito con la numero 1. Istruzioni aperte, via! Slitta e minifigure completate. Guardate che spettacolo, hanno inserito anche il pupazzo di neve. Prese le istruzioni 2, adesso andremo a costruire il bellissimo elicottero. Finito, guardate che bello. Ha sia la luce di ricerca che la doppia elica. Come vedete dalle gomme, qua ci sarà da montare un fuoristrada. Il fuoristrada spazzaneve è ultimato. Addirittura anche gli sci e le bacchette da sci incorporate. Siamo arrivati alla busta numero 4. In questa dobbiamo montare la pista di snowboard. Realistica, e tra l'altro hanno inserito anche l'impianto di illuminazione regolabile. Chi l'ha inventata è veramente un genio. Siamo arrivati esattamente a metà di questo set. Abbiamo fatto l'1, il 2, il 3, il 4 e ora ci mancano il 5, il 6, il 7 e l'8. Questi pezzi che vedete serviranno interamente per costruire lo shop dello sci. 3,
2, 1, via! Completato, guardate, ha tutto, ci sono le tavole da snow, gli sci, ci sono anche le ciaspole e hanno addirittura messo il maxi schermo. Noto con piacere che questo set è super attento ai particolari. Pezzi preparati. Prima di iniziare però vi ricordo che in descrizione ho lasciato il link del canale Telegram Offerti e Sconti Lego, in cui vengono pubblicate ogni giorno le migliori offerte a tempo dei Lego. Per cui se siete amanti come me di questi bellissimi mattoncini, entrate nel canale Telegram che vi ho lasciato in descrizione. Siamo già in più di 3800, una vera e propria comunità. Per entrare basta l'app gratuita Telegram e così una volta entrati riceverete le notifiche di tutti gli sconti Lego. Detto questo, mi stiro che ormai è 2 ore che monto. Accumulo le ultime energie e partiamo per il rush finale. Via! Da dietro si può vedere tutto l'interno, ci sono tutti gli attrezzi compresa la motosega, c'è anche l'antenna parabolica e il tetto è completamente apribile. Ho disposto il set sulle due basi Lego e ora è arrivato il momento dell'impianto di risalita. Questa è la base dell'impianto di risalita. Ho usato 3 file di pilastri. La prima parte è alta 3 cm, la seconda fila è alta 8 cm e la terza 13. In sostanza ho aumentato l'altezza di 5 cm per ogni passaggio. Questo invece è il telecomando Lego infrarossi con regolatore di velocità che servirà ad azionare, regolare e spegnere l'impianto di risalita. E adesso il pezzo forte. Impianto di risalita motorizzato. Stavolta per voi ho voluto esagerare. Ho fatto la pista lunga 50 cm e ora prima di accenderlo vi mostro tutta la struttura e tutti i meccanismi che servono per farlo funzionare. Qui c'è l'alimentatore contenente le batterie per far funzionare il meccanismo. Questo è il ricevitore che riceverà i miei impulsi dal telecomando Lego. Questo è il motore che è collegato direttamente al ricevitore. Il motore Lego è collegato a questo albero che fa girare questo piccolo ingranaggio qua in fondo. Non so se lo vedete da telecamera. E ruotando l'ingranaggio fa girare questa base seghettata che andrà ad azionare il meccanismo di risalita. Ho scelto di proposito questa base dentata di grandi dimensioni perché, come sapete, quando un ingranaggio piccolo fa girare un ingranaggio molto più grande riduce la velocità del moto, e a me serviva ridurre la velocità anche perché l'impianto di risalita per funzionare deve andare a basse velocità. E ora beccatevi il pezzo forte: siccome il solo impianto di risalita non mi bastava, ho voluto creare un altro meccanismo che serve a prendere le minifigure scese dalla pista per farli ritornare su nell'impianto e quindi creare un moto continuativo di discesa e salita. E questo sono riuscito a farlo con un unico motore. Per ottenere tutto ciò ho collegato con un albero l'ingranaggio dell'impianto di risalita con un secondo ingranaggio che va a azionare questo secondo meccanismo, e ruoteando ingranaggio per ingranaggio fa ruoteare questa sbarra che servirà a spingere il nostro sciatore Lego di nuovo nell'impianto di risalita. Ho posizionato e unito le 4 basi Lego mettendoci sopra sia l'impianto che tutti i set costruiti. E ora è il momento dell'accensione. Prima di partire però posiziona anche l'elicottero di salvataggio. Non si sa mai che vada storto qualcosa in questo test. 3, 2, 1. E ora partiamo col nostro primo sciatore test. Vediamo se va tutto bene. Questa è la parte più brigosa perché c'è lo scambio tra
primo ingranaggio è l'impianto di risalita, ma sta salendo, sta salendo. Là è la curva finale, che è l'altro punto critico. Se va tutto bene dovrebbe scendere e ritornare a salire. Vediamo, vediamo. È sceso. Adesso vediamo se riesce a risalire, e se ci riesce vuol dire che il mio impianto funziona perfettamente. Vediamo, vediamo. Dai che ce la facciamo. Ha imboccato di nuovo la strada, sta arrivando dall'altro ski. Vediamo, vediamo. Dai, 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 che facciamo 2 su 2. Ci siamo quasi. Vediamo. Non avete idea dell'emozione che sto provando. Ci ho impiegato 3 settimane a creare tutto questo, ma alla fine ne è valsa la pena. Ma siccome voi che mi seguite siete un pubblico molto esigente, voglio superarmi non più un solo sciatore, ma bensì 2 sciatori Lego in contemporanea. Metto il primo, eccolo qua. Messo anche il secondo. Il primo sta salendo, è quasi arrivato alla fine. Il primo è andato, adesso vediamo il secondo, se riesce a salire e scendere anche lui. Vediamo, vediamo. Dai che facciamo 2 su 2. 2 su 2, vediamo. Se vi piacciono video come questi o volete aiutarmi a supportare il canale, iscrivetevi, perché con una semplice iscrizione, che è completamente gratuita, mi aiuterete tantissimo con l'algoritmo YouTube. E per video come questo ho impiegato 3 settimane tra progettazione, studio, test, 1 settimana intera a risolvere il problema del ribaltamento, in più tutti i soldi spesi per comprare i vari set. Mi è appena venuta un'idea: siccome voglio ringraziare tutti quelli che si iscrivono dopo aver visto questo video, lasciate un commento con scritto iscritto, così vi potrò ringraziare personalmente uno a uno. E se avete anche domande o suggerimenti o nuove idee da proporre, scrivete anche quelle tra i commenti, anche perché chi mi conosce sa che rispondo sempre a tutti i messaggi che mi inviate. Dall'impianto di risalita motorizzato e da Luca Tac è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Dai che ce la fa anche stavolta!